Dopo 6 anni torna a Teramo il torneo di calcio al 5 città di Teramo. Tra gli organizzatori c'era Guido Campana ed è tornato Guido Campana. Sì, ormai dal 2013 che era un attimo sospeso, messo in pausa il torneo, oggi riprendiamo con la 18esima edizione. È un torneo di calcio a 5 amatori e dilettanti. Sono 22 squadre, devo dire che il livello è molto molto alto. Nella piazza Marti, dove appunto c'è il campo principale dove si usa anche per la Coppa Interamnia. Stasera iniziamo, 3 partite a serate e credo che ci sia divertimento per tutti. Fino a quanto durerà il torneo? Fino al 7 luglio con la finalissima. Quindi sarà un torneo lungo, perciò insomma dicevi anche che questo campetto in realtà è già, questo campetto allestito servirà anche per la prossima Coppa Interamnia. Sì, grazie a noi come associazione abbiamo anticipato i tempi, così la coppa è tranquilla, c'è la struttura pronta, diciamo che le tribune sono pronte, mancherà solo una tribuna a lato del Vescovato che sarà montata dopo la sfilata dell'8 luglio, quindi tutto di continuo. Da oggi fino al 14 luglio Teramo avrà evento sportivo in Piazza Martiri. Per partecipare, ricordiamo. Niente, hanno già partecipato perché le chiusure c'erano, ma devo dire che il livello dei dilettanti è molto alto perché i dilettanti, diciamo, sono giocatori tesserati, amatori non tesserati, ma anche lì divertimento c'è perché ci sono anche ex giocatori che hanno giocato un tempo anche in varie società importanti. Possiamo dire qualche nome? I nomi tutti si ricorderanno, quindi se dico uno poi dimentico qualcun altro, però vi invito a venire la sera qui in piazza per riconoscere i giocatori di una volta. La sera a che ora? Dalle 20 fino a tarda serata. Dalle 20 fino a tarda serata, fino al 7 luglio. Fino a settembre con la finalissima del torneo amatori e dilettanti.